per due persone. Ho qui due spigole da circa 350 grammi l'una. Le condisco fuori con sale. E pepe su entrambi i lati. E anche all'interno sale, pepe una fetta di limone, anche due. Un po' di rosmarino. Stessa cosa anche l'altro. E appoggio le spigole in una teglia. Un filo d'olio. Ancora un po' di limone sulle spigole. Oro e rosmarino. E ora mi occupo delle patate. Questi sono 600 grammi di patate che ho già sbucciato e lavato. Ora le devo tagliare. Dobbiamo considerare che una spigola di circa 350 grammi cuoce in 25-30 minuti. Quindi dovremo tagliare le patate piccole in maniera che cuociano in contemporanea. Quando la spigola è cotta dovranno essere cotte anche le patate, quindi a fettine non più spesse di mezzo centimetro. Metto poi le patate in una ciotola e anche queste le condisco con sale, pepe, rosmarino e olio. E per renderle più croccanti aggiungo anche 2-3 cucchiai di pan grattato e mescolo tutto. E metto ora le patate. Nella teglia e le distribuisco vicino alle spigole. E ora in forno a 200 gradi per 25-30 minuti. E pronte! Inizio preparando il sugo che poi accompagnerà i filetti di tonno. Verso in padella un cucchiaio d'olio. All'olio aggiungo mezzo spicchio d'aglio che ho tritato piccolo piccolo. L'altro metà mi occorrerà poi per il tonno. Un po' di cipolla sempre tritata. E 7-8 capperi che ho sciacquato e sminuzzato. Aglio e cipolla sono già dorati, aggiungo 300 g di passata di pomodoro. Poca acqua, circa un mestolo, un pizzico di sale, e faccio cuocere a fiamma bassa. Il sugo si è addensato ed è quasi cotto. Aggiungo 30 g di olive nere e faccio cuocere qualche altro minuto. E mentre il sugo cuoce mi occupo dei filetti di tonno. Questi sono due filetti di tonno da 200 g l'uno. Li metto un attimo da parte e preparo ora un mix di erbe aromatiche per condirlo.
In una ciotolina metto un po' di origano, circa un cucchiaino, del rosmarino che ho tritato, anche questo un cucchiaino, della maggiorana, un mix per arrosti, un po' di paprika, dolce o piccante secondo i vostri gusti, e un po' di sale. E mescolo tutto. E utilizzo questo mix di erbette aromatiche per condire il tonno. Quindi con le mani lo massaggio da una parte e poi anche dall'altra. L'altro lato e mi sposto ai fornelli. Il sugo è pronto, possiamo spegnere, togliere e mettere un attimo da parte. Per il tonno verso di nuovo in padella un paio di cucchiai d'olio. Metto a soffriggere nell'olio la restante cipolla, l'altro mezzo spicchio d'aglio e un po' di peperoncino. Aglio e cipolla sono dorati, aggiungo il tonno. E ora lo lascerò rosolare bene su entrambi i lati. Lo giro sull'altro lato. Il tonno ha cotto appena 2-3 minuti per lato. Posso riaggiungere la salsa di pomodoro. E al pomodoro aggiungo un cucchiaino di bacche di pepe rosa. E ora lascio insaporire tutto assieme un altro paio di minuti. I filetti di tonno si sono insaporiti bene con il sugo. Ora possiamo spegnere, togliere e impiattare. Ancora un po' di sughetto. E i nostri filetti di tonno alle erbette aromatiche sono pronti. E assaggiamo. Sarà velocissimo preparare questa orata al forno con i pomodorini. Per due persone abbiamo un'orata di circa 500-600 grammi. La squamo con un cucchiaio. Io sono solita fare così. Si squama molto facilmente e le squame non saltano. E questa orata è già eviscerata. L'ho squamata bene. La passo un attimo sotto l'acqua per sciacquarla. E inizio a condire l'orata all'interno. Quindi sale. Pepe. Un paio di rametti di timo. Un po' di origano fresco. Due pomodorini, anzi un pomodorino tagliato a metà e un paio di fettine di limone. Metto poi l'orata in una teglia
e la condisco con sale, pepe e olio all'esterno, sia sul lato che sull'altro. Delle fettine di limone, e ancora qualche rametto di timo e un po' di origano. Questi sono 200 g di pomodorini già lavati e tagliati. Anche questi li condisco con sale, olio e origano. Li metto in teglia vicino all'orata. Questo sughetto anche sopra l'orata. E ora in forno a 200 gradi. Il tempo di cottura dipenderà dalla grandezza dell'orata. Per questa orata di circa 500-600 grammi saranno sufficienti 35-40 minuti di cottura. E la nostra orata con i pomodorini è cotta. Ho qui 350 g di zucchine. Vado a togliere sottilmente e li affetto sottilmente. E li metto in una pirofila del forno. Affetto poi 200 g di patate. E metto anche le patate nella teglia insieme alle zucchine. E in una ciotola preparo il condimento. Spremo il succo di mezzo limone. Aggiungo un paio di cucchiai d'olio. Sale. Pepe, un po' di timo e qualche ago di rosmarino, e mescolo con un cucchiaio. Ne utilizzo circa un paio di cucchiai per condire le zucchine e le patate. Metto ora nella pirofila 500 g di salmone in tranci. E utilizzo il restante condimento da versare sul salmone. Aggiungo qualche fettina di limone. Cospargo tutto con un paio di cucchiai di pan grattato. In forno a 200 gradi. Ed eccolo pronto. Il nostro salmone croccante al forno è pronto.